contro il miglior attacco del campionato. L'Arezzo ha fatto una bella prestazione, ha concesso anche poco in termini di occasioni da gol, eppure è finita 2-2 con quella rete al 90esimo che brucia. C'è un po' di spazio per la soddisfazione della prestazione? Sì, sono soddisfatto della mia prestazione, ma anche soprattutto di quella della squadra. Purtroppo abbiamo preso questo gol per, diciamo, ingenuità a fine partita, ed è già la seconda volta e c'è un po' di rammarico per questo, però settimana continueremo a lavorare al massimo per far sì che questi episodi si succedano meno frequentemente. Tatticamente com'è stata questa partita? Il mister aveva detto saranno tanti uno contro uno dei nostri difensori con i loro attaccanti. Dal campo come è andato? No, è vero, sono stati parecchi uno contro uno e no, mi sembra sia andata abbastanza bene, no? Non da parte mia, ma soprattutto, cioè, da parte di tutti. Non mi sembra che abbiamo sofferto più di tanto. È un Arezzo che ci può stare in questa zona di classifica, dopo aver superato anche un esame probante come era quello contro la Carrarese, che aveva il miglior attacco del campionato. Noi siamo tranquilli, noi pensiamo a fare il nostro, ci alliniamo bene, giochiamo bene, non pensiamo più di tanto alla posizione in classifica, e questa probabilmente è la nostra forza, che siamo sfrontati, non ci importa più di tanto della squadra che abbiamo di fronte, quindi niente, sì, potremmo far meglio. Ha detto il presidente: spero che questi ultimi due pareggi subiti al 90esimo non intacchino la condizione psicologica della squadra. C'è questo rischio secondo te? Ma secondo me no, sono cose che possono capitare. Poi sicuramente potevamo far meglio, potevamo prendere 4 punti in più rispetto a quelli che avevamo preso, però sono cose che ci stanno.